Ministero e comunicare con rispetto è una sfida che stiamo ponendo ai giovani e alle giovani generazioni. Grazie a questo bando finanziato dalla Regione Piemonte, diamo la possibilità ai giovani che sono già amministratori o che invece magari fanno parte della società civile, di associazioni, ma anche non di associazioni, di approfondire alcune tematiche legate al rispetto, rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, rispetto del territorio. E così questo per noi è diventato il progetto Amministrare e comunicare con rispetto, persone, ambiente e territorio. In 10 secondi, che cosa vuol dire per te comunicare con rispetto? Comunicare con rispetto è capire con chi sto parlando. Comunicare sicuramente in modo empatico, nel rispetto dei sentimenti, dei pensieri, della tradizione e cultura altrui. Per me comunicare con rispetto significa comunicare in modo efficace, farsi capire e comprendere le persone e il linguaggio utile. Per me vuol dire comunicare rispettando quelli che sono i cittadini, il contesto in cui viviamo tutti i giorni, senza dimenticarsi di nessuno. Cercare di essere il più possibile vicini ai cittadini e rendere però disponibile a tutti quelle che sono le nostre nuove tecnologie. Quali sono state le cose più importanti, più interessanti, sentite, viste, apprese qui al corso? Sicuramente il confronto, il lavoro di squadra e l'importanza dell'ascoltare e del capire chi sia di fronte. Il corso è stato tenuto bene, c'erano dei buonissimi relatori e la cosa più interessante è stato poter fare conoscere persone sia a livello di relatori che di organizzatori che di partecipanti con background estremamente diversi. Ma sicuramente è stato molto interessante, soprattutto i temi ambientali che cioè, comunque fanno parte del mio interesse, diciamo così. Credo che approfondire quelli che sono i temi dell'Agenda 2030 possa essere uno spunto interessante appunto per approfondire anche sul territorio le attività che si andranno a svolgere nei prossimi anni. È stata utile a livello personale e per quello che potrò poi sviluppare all'interno del mio territorio. Sicuramente quello che esprimono i giovani quando sono interpellati, cioè creare le occasioni per condividere le idee, per tirare fuori le idee. Confrontarsi, ragionare, anche così davanti a un cartellone bianco, provare a tirare giù dei progetti, anche dei sogni. Questa è la parte sicuramente più interessante che è venuta fuori da questo progetto. Speriamo di farne tesoro a livello di città metropolitana.